Flashback. Papà! Papà! Andiamo. Papà! 4 anni prima. Sembra la fine della prima parte. Più o meno i colori sono quelli. Solo kit medici. Suspicious. Molto suspicious. Papà, andiamo! Perché fai sempre così? Papà! Rotto il cazzo! Dove sei? Ci sono. Apri. Bloccata? Ah, oh! Sì. Papà! Ma metti la mano di là, no? Come supero la recinzione? Così. Cavolo. Abbastanza easy. Insomma, easy un cazzo perché mo... Però. Va rotto questa? Sì. Va rotto, va rotta. Ok, ce l'ho. Sì, Virginia, bella, però devo spostare il coso. Grazie. Come una vera professionista. Oh, calma, Abby. Per fortuna le caratteristiche fisiche sono più o meno le stesse di una e dell'altra. Non vorrei dover fabbricare coltelli con lei. Ecco, una cosa a cui stavo pensando. Abby. Che te sei un coglione che poi la lasci così, eh. Che sei sporca di fango, tesoro. Anche tu, sai? Dove? Proprio lì. Oh. Sai, tutte le volte che sparisci mi fanno un sacco di storie. Andiamo. Si preoccupano per la tua sicurezza. Questo bosco è sicuro. Papà. Abby, so che è passata dietro questa fila di alberi. E? Partorirà a giorni, controlliamo che stia bene e poi rientriamo. Te lo prometto. Basta che facciamo in fretta. Visto? Ci pensa la mia bambina a proteggermi. Alla faccia della protezione, allora. Come... Anyways. Owen ha fatto la spia, vero? Ha fatto il suo dovere. Come l'hai convinto a parlare? Ho solo chiesto. Ehi, da un'occhiata. Ah, wow. 1978. Manca nella mia collezione. Puoi tenerla. Ma solo se mi prometti che è l'ultima volta. Ok, affare fatto. Sai che non ti credo. Non capisco come mai. Forza, cerchiamo ancora. Papà. Rilassati. Basta, pare ciocchino nel primo Shrek. Siamo arrivati. Lei, papà. Che palle. Del solito. Oddio. Da quant'è che lo sai? Sono tuo padre.
Noto i Sono tuo padre. Star Wars Revival. Per non incrociare gli sguardi in mia presenza. No, impossibile. E lui ti fa ridere. Solo perché è un cretino. È diventato molto Abby, guarda. Tracce fresche. Cavalli? Forse sì, cavalli. Modo subdolo per insegnarmi a seguire le tracce, vero? Non oserei mai. Sta funzionando? Beh, in effetti ti ho trovato. Sì, ma hai barato. Il fine giustifica i mezzi. Wow. Allora mi ascolti. Papà! Scotennato! Qualcosa. Oddio! Ha già partorito. La placenta. Guarda, due serie di tracce. Papà. È lei. Andiamo. È un brutto segnale. Già, sta soffrendo. Brutalità del papà di Abby. Abby. Andiamo. Papà, aspetta. Potrebbero esserci degli infetti. Questa zona è sicura. Sai che si spostano. Sei armata, giusto? No, non sono armata. Oh. No. Abby. Combatto col tirapugni. Ma vabbè. Cosa? Oh, mio Dio. Ma poveraccia. Dobbiamo liberarla. È tutto a posto, buona. Calma. Vogliamo aiutarla. Tranquilla. Accidenti. In profondità. Ok, ok. Abby, vieni. Ecco. Le tronchesi. Ok. Ok. Buona. Calmati. Oh. Ehi, Doc, sei qui? Sono qui, Owen. Cosa? Ah, quello che è stato appena ucciso. Ehi, vieni, tieni la ferma. C'è bisogno di te, Owen. Tienila. Avanti. Qui, occhio. Ok, ce l'hai? Sì, va bene. Avvicinati. Calma. Quasi. Vai, scappa. Meno male è andata a finire bene. Ti stanno cercando tutti, dobbiamo... Aspetta! Papà! Che succede? Vieni! Scusate, ci voleva. Pardon. Siamo stati bravi. Doc, abbiamo la ragazza. Che ragazza? Quella di cui parla sempre Marlene. L'hanno trovata nei tunnel. Ha un vecchio morso sul braccio. Però non è infetta. Quattro anni prima, ok, ha senso. Serve il tuo aiuto. Papà. Andiamo. L'ospedale di St. Mary. Dove è finito della sua fase 1, ok? Ha tutto senso, adesso si ricongiunge tutto. Connesso al cervello, non abbiamo scelta. Deve esserci un altro modo. È impossibile prelevare un campione senza distruggere l'ospite. L'ospite è una bambina, non è una provetta. Cosa credi che io... Mi è chiara questa situazione. E sei disposto a ucciderla? No, sono disposto a sviluppare un vaccino che salvi milioni di persone. Quante luci sono morte per molto meno? È stata una loro scelta. Vuoi la mia opinione o semplicemente hai già deciso? Sto solo cercando il tuo appoggio. E se... Però vedere la storia dall'altra parte della medaglia è molto particolare. A ciò per cui abbiamo lottato, a tutti i sacrifici, alle atrocità. Cose che avrebbero un senso con questo gesto. Ma se fosse tua figlia, che cosa faresti? Abby. Ti ho
ho portato la cena. Grazie, tesoro. Senti, Marlene. Fallo. Grazie. Vado a dirlo a Joel. Perché? Hanno attraversato il paese insieme. Lui deve sapere. Allora, buona fortuna. È la scelta più giusta. No. Già. Come la scelta più giusta? Io vorrei che tu mi operassi. Alla fine è sensibile, suo dottore. È Marlene che è insensibile. Cos'è? Beh sì, ripeto, questo è il famoso ospedale dove tutto finì. È ancora dentro l'edificio. Abby, no! Non guardare. Abby! Bruttissimo. Sarà il suo punto di vista. No! Si torna parecchio indietro nel tempo, eh? All'inferno, pendejo. Giuro che ti ammazzo! Wow, wow, che fai? Men! Piazza pulita. No, no, no. Ci interessa lui e basta. Ma è rischioso lasciarli vivi. E chi se ne frega? Ha ragione. Meglio chiudere i conti. Se li uccidiamo, diventiamo come lui. Non hanno nessuna colpa. Sì, guarda la mia faccia. Fanculo la tua faccia. Dovevi sorvegliare il piano di sopra, come ti avevo detto. Spostati. Stai indietro. Calmati. Altrimenti... Stai indietro, cazzo! Stiamo calmi. Jordan! Vuoi sparare? Basta. Finiamola.